Buonasera. E grazie al FLA, dove devo dire torno sempre con un grandissimo piacere. Nell'ambito della 22esima edizione del FLA, il Festival di Libri e Altre Cose, che dal 7 al 10 novembre ha animato Pescara con incontri, dibattiti e spettacoli di letteratura, cinema, musica e tanto altro, sul palcoscenico del Teatro Massimo di Pescara, lo scrittore Nicola La Gioia, premio Strega nel 2015 con il romanzo La Ferocia, ha portato in scena Presto saprò chi sono, una lezione sull'arte di raccontare storie attraverso la letteratura, da Omero ai giorni nostri. Un viaggio della parola scritta che diventa condivisione emotiva attraverso il racconto letterario, uno degli strumenti conoscitivi più potenti ed emozionanti a disposizione del genere umano. Nicola La Gioia, uno spettacolo sull'arte del racconto e sull'importanza che ha il racconto nell'educazione sentimentale. Quanto c'è bisogno di educazione sentimentale attraverso la letteratura oggi? Noi viviamo in un'epoca abbastanza brutale. Ora, non è che la letteratura debba per forza ingentilire le cose che gentili non sono, ma deve raccontarle, e raccontandole però dà la possibilità di capire un po' meglio come siamo fatti, quali sono le emozioni, le pulsioni che ci muovono. Non è che la letteratura risolve i problemi o i drammi o le tragedie del mondo, però ci può aiutare a sentire le cose intorno a noi, gli altri e quindi anche noi stessi in maniera più profonda, più complessa, e quindi ci arricchisce. È un modo, è uno dei sistemi che abbiamo inventato per mantenerci umani, ecco, anche se poi anche su questa parola si potrebbero dire diverse cose. La letteratura rimane uno dei sistemi di comunicazione e di contatto più sofisticato, più complesso, più profondo fra mente e mente, fra spirito e spirito. Nell'epoca della smaterializzazione di qualunque cosa, quindi i nostri corpi sono smaterializzati online, sono manipolati con il deepfake, eccetera, eccetera, che comunque spalancano un orizzonte che può sembrare spaventoso, e per alcuni versi lo è, ma è anche interessante, però nonostante questo noi continuiamo ad avere il bisogno di stare insieme fisicamente. Questa cosa così antica che è il teatro, che è appunto il luogo in cui c'è una compresenza di corpi, cioè dove chi parla e chi ascolta sono nello stesso luogo, beh, di questo c'è ancora bisogno, altrimenti non si spiegherebbe come mai i festival, le fiere, i luoghi insomma di aggregazione come il FLA siano appunto così frequentati. Questa è una cosa interessante. Si discute molto in questi tempi di intelligenza artificiale applicata un po' a tutti i campi. La letteratura è in pericolo? Allora, chi lo sa, potrebbe anche essere, nel senso che nel momento in cui l'intelligenza artificiale fosse capace di scrivere romanzi più belli, più interessanti di quelli che scriviamo noi, significherebbe che il romanzo è diventato obsoleto, perché alla fine non ce ne facciamo nulla di qualcuno, di qualcosa che simula delle emozioni, seppure in maniera magnifica, e quindi vuol dire che la nostra creatività, il nostro bisogno di raccontare storie, eccetera, eccetera, si sposterà da un'altra parte. Non è che il cinema c'è sempre stato e sempre ci sarà, non è che la letteratura c'è sempre stata e sempre ci sarà, c'è sempre stato e sempre ci sarà finché questa specie rimane su questo pianeta, il bisogno di esprimersi. Non lo facevamo nelle grotte incidendo sulla pietra, scrivendo sul papiro, con i manoscritti, quindi non è tanto la forma. Se devasta la nostra capacità creativa vuol dire che devasterà l'essere umano, e invece forse ci spingerà verso altre zone di creazione. Grazie. Ci vediamo una serata. Grazie.